radio. Allora, buongiorno ragazzi, siamo ancora su, è arrivata un'altra vittoria abbastanza difficile. Alla fine a Torino è un campo comunque non facile, ennesimo 1-0, l'ho portato per cambiare, va bene così, insomma, cosa possiamo fare? 3 punti arrivano, non si può dire altro. Ovviamente ci sono sempre quelli che criticano sulle vittorie, non va bene, perché non c'è gioco, perché sti cazzi. E i campionati sono anche così, nel senso, non è che puoi sempre fare sempre bel gioco. Purtroppo è così, nel senso, quest'anno siamo una squadra un po' più, appunto, nuova, comunque un po' più fisica, meno di qualità. Mancini crea formazioni diverse ogni partita in base all'avversario, però ora sta riuscendo, comunque viene bene. Anche se boh, ogni tanto anch'io rimango un po' perplesso dalla formazione in campo che mette, ecco. È un po', a volte è un po' strano, nel senso, un giorno gioco con 3-5-2, l'altro giorno con 4-3-1-2, l'altro con 4-3-3. Diciamo che si adatta agli schemi dell'avversario, che comunque ci può anche stare. Finché arrivano i 3 punti va bene lo stesso, nel senso, dispiace appunto dal punto di vista magari che giocatori sono un po', sembra che siano un po' flosci, un po' lenti, però comunque quando il risultato arriva e se sono capaci a mantenerlo ci può anche stare. Preferirei a volte vincere, come già dicevo in precedenza, almeno 2 gol di scarto, sai, che comunque ok che fai 1-0 e mantieni il risultato, però non sempre può venire, perché ci può sempre essere l'episodio sfavorevole, sempre quella, non lo so, può succedere di tutto. Quindi dal mio punto di vista preferirei chiudere le partite prima, però comunque per ora è il 7 1-0 questa stagione. 1-0 vale comunque 3 punti, anche se diciamo 9-8 o 10-5, sempre 3 punti sono. E niente, è un campionato molto combattuto già fin dall'inizio. Comunque la Fiorentina è ancora attaccata a noi, il Napoli, Roma sono tutte le due lì dietro, quindi ma è un campionato che per adesso si prospetta un po' più avvincente, ecco, rispetto agli altri anni. Gli altri anni la Juve vinceva sempre, c'era la Roma che era lì e poi dietro c'era un cazzo, c'era nessuno dietro. Quindi adesso però male sono 4-5 squadre lì davanti, che già fatica a dire chi vince il campionato, chi non vince, chi arriva secondo, chi arriva terzo. Comunque sono tutte là. E niente, ma sono contento, altri 3 punti arrivati, il prossimo col Frosinone, cioè se c'è la sosta, speriamo in bene di non fare cazzate. E poi noi, come dico sempre, andiamo avanti per la nostra strada, siamo primi, meglio ancora, non ho nient'altro da dire. Arrivederci, forza Inter, alla grande.